Bentrovati, nel video vi vado a mostrare un punto in costa elastico, reversibile, un poco diverso dal solito. Il punto richiede un multiplo di 2 più una catenella che ci serve per voltare il lavoro. Nei giri di andata e nei giri di ritorno questa catenella non conta ai fini della lavorazione. A voi servirà soltanto per voltare il lavoro, quindi nel giro di ritorno in questa catenella non dovete lavorarci. Abbiamo detto catenella, punto bassissimo, mezzo punto alto. Questo è tutto il lavoro da fare. Avviata la nostra catenella, multipla di 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aggiungiamo una catenella che ci serve per voltare. Nella seconda, a partire dall'uncinetto, questa che abbiamo fatto in più l'avremo sull'uncinetto, in questa andremo a fare il primo punto, che è un punto bassissimo, sul successivo un mezzo punto alto, e questa è tutta la sequenza di lavorazione. Punto bassissimo, mezzo punto alto, punto bassissimo, mezzo punto alto, punto bassissimo, mezzo punto alto, punto bassissimo, mezzo punto alto. Vedete che la sequenza termina con il mezzo punto alto. Una volta che avrete lavorato il primo giro, questo è il primo giro, daremo una catenella per alzarci, questo è il secondo giro, e andremo a lavorare punto su punto così come ci si presentano i punti nel giro sottostante, ma andremo a lavorare in costa, ossia prendendo soltanto la solina dietro della catenella che si forma con la chiusura del punto. Quindi primo giro l'abbiamo lavorato, secondo giro una catenella, mezzo punto alto sul mezzo punto alto, prendendo solo la costina dietro. Maglia bassissima, solo nella costina dietro, mezzo punto alto, solo nella costina dietro, e così per tutti i punti del nostro campione. Io qui nell'esempio vi ho fatto uno schemino su 10 catenelle, ma voi per vedere come si presenta il punto fate almeno 20 catenelle. Ecco qui l'ultimo punto bassissimo sull'ultimo punto basso e ci fermiamo. Nel terzo giro ricominciamo. Catenella per alzarci, qui la catenella è qui per alzarci, punto bassissimo sul punto bassissimo in costa dietro, mezzo punto sul mezzo punto in costa dietro, punto bassissimo in costa dietro, mezzo punto in costa dietro, e così fino a terminare la riga. E questa è tutta la ripetizione che dovete fare per il vostro campioncino. Fate almeno un campione, 20 catenelle per 20 righe, e vedrete come si presenta il punto. In questo modo formerà delle costine verticali, e questo è l'effetto, vedete? È
praticamente un punto reversibile, solo ha una leggerissima differenza impercettibile. Questo è il dritto e questo è il rovescio. Cambia, vedete, la forma della costina. Per la campionatura andate ad usare lo stesso filato e lo stesso numero di uncinetto che poi userete per il vostro progetto. Io sto lavorando con l'uncinetto del 4,5 e adesso vi faccio vedere il campioncino. Cappietto o nodino iniziale. Io questo non lo conto mai. Mettiamo l'asola sull'uncinetto e andiamo a stringere. Questo per me non conta. E cominciamo la lavorazione della catenella. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Io ve lo faccio vedere su 10 catenelle. Una catenella di alzata ed è quella che abbiamo sull'uncinetto. Conto 2, 1 e 2. Nella terza entro e lavoro il mio punto bassissimo. Carico il filo, vado nel punto successivo, estraggo, carico e chiudo le tre asoline del mezzo punto alto, punto bassissimo nel successivo, mezzo punto alto in quello dopo, punto bassissimo, mezzo punto alto, punto bassissimo, mezzo punto alto. Punto bassissimo e termino la mia sequenza con il mezzo punto alto. Vedete che mi rimane fuori il nodino iniziale che io non conto. Lo stringiamo leggermente e adesso andiamo a voltare il lavoro e vi faccio vedere il secondo giro di ripetizione che è quello che andrete a fare per tutto il vostro lavoro. Una catenella. Volto il mio lavoro, vedete che fronte a voi ci sono questi nodini che hanno formato la lavorazione del punto in andata. Voi ruotate leggermente il lavoro fronte a voi e vedete che sopra abbiamo la catenella di chiusura del punto. Noi andremo a lavorare in questa catenella superiore, quindi per lavorare in costa dobbiamo entrare dietro al punto e prendere solo la solina esterna. La sequenza l'abbiamo terminata con il mezzo punto alto, quindi fatta la nostra catenella di alzata, carichiamo il filo, entriamo solo nella asolina dietro. Vedete, è una asola sola, estraggo, carico e chiudo il mezzo punto. Vado nel punto successivo, prendo solo l'asolina dietro, estraggo il filo e chiudo il punto bassissimo. E questa è la lavorazione da fare dal secondo giro in poi. Mezzo punto sul mezzo punto, punto bassissimo sul punto bassissimo. In andata la sequenza comincia con il punto bassissimo e termina con il mezzo punto, al ritorno comincia col mezzo punto e termina con il punto bassissimo. Solo nella solina dietro.
punto bassissimo. Mezzo punto. Vedete che l'ultima solina è impercettibile, voi dovete andarla a pescare e mi raccomando, non saltate questo punto, altrimenti sballate tutta la sequenza. Vado nell'ultima solina, estraggo il filo e chiudo il punto bassissimo. Vedete che si formano le costine. Una catenella, volto il lavoro e ricomincio. Ruoto leggermente il lavoro per avere visibile la catenella di chiusura del punto sotto, entro nel primo punto, estraggo e chiudo il punto bassissimo. Carico il filo, vado nel punto successivo prendendo solo la costina dietro, estraggo il filo e chiudo il mezzo punto. E continuo. Quando andiamo a chiudere il punto prendendo l'incosta si formano tre asoline. Questa è la prima, ruotate il lavoro, questa è la seconda, ruotate il lavoro e questa è la terza. Quando voi andate a lavorare dovete entrare qui, che sarebbe la terza costina dietro al lavoro, perché se vedete ruotate il lavoro non ce ne sono più. Voi dovete entrare in questa asolina, quella della seconda catenella sul retro. Qui, vedete? Qui. Perché così facendo le due asoline della prima catenella vanno a formare la costina. Nella foto il dritto e il rovescio del punto che vedete è irreversibile. A seconda dell'uso che se ne vuole fare, la costa può andare in verticale o in orizzontale. Ci sono molte altre varianti con questa sequenza, anche quella in tondo, e di cui troverete in seguito i tutorial sul canale. Iscrivetevi e attivate le notifiche.